questa sera. Lo so, vado a dormire presto, oppure salto il pasto e scappo via. E tu, che non mi chiedi niente, resta in cucina. Serata. E poi grazie a quelli che anche se
l'inferno alle porte, continuano a seguirci, a prendere ferie, a viaggiare, a stare con noi. Grazie ragazze, ragazzi, ragazze, vi vogliamo bene, grazie. E poi grazie a quelli che hanno organizzato questo concerto, il comitato, c'è un comitato, giusto? No, insomma, evidentemente sono persone di buon gusto, grazie e complimenti. E poi, però, bisogna dire che ci sono tante persone che cominciano a lavorare magari 12 ore prima di quando noi, belle, arriviamo qua e ci veniamo a divertire sul palco. Perché dietro a tutto questo ci sono persone che guidano, persone che caricano e scaricano, persone che montano, smontano e persone che sono qua, che ci assistono in ogni momento. Almeno qualcuno lo devo ringraziare, Matteo, Gabriel, Santo, ma anche Salvo, e poi i ragazzi qua dietro, e poi i ragazzi delle luci con Biagio, Lauri e tutti gli altri, poi Emanuele, poi Roberto Isotta che si sta occupando delle vostre orecchie, e poi tutti gli altri. Grazie, di cuore ragazzi. E poi ci sono quelli che lavorano per renderci la vita meno difficile, per quanto la vita possa essere resa meno difficile, come Stefano Lamberini e tutti quelli che si occupano della logistica. E poi c'è una persona, forse la più testarda persona che abbia mai conosciuto, ma questo lo interpreto come una qualità, e alla fine insomma è stata la prima persona, a parte noi, a sentire le canzoni dei Decibel, ed è la produttrice esecutiva dell'album, Stefania Lati. E poi ci sono loro. Il suo soprannome è il Polipo. Non perché si comporti in maniera sconveniente con le mani, ma semplicemente perché evidentemente qualcuno ha cominciato a chiedersi come facesse a fare le cose fa con solo due arti inferiori e due arti superiori. E il Polipo è Alex Polifrone. Bisogna fare il disco, bisogna andare in giro, abbiamo un nome, insomma dobbiamo essere all'altezza del nostro passato, quindi ci siamo chiesti, ma per suonare il basso, chi è il più cattivo, il più duro, il più teppista che conosciamo? E la scelta è caduta su un vecchio amico, Fortu Sasca! Azzurro, sguardo glaciale, soprannome il killer, Francesco Lupi. We'll be right back.
c'è lui, faccina come una simpatica, ma non crediate, non crediate. Alfa Prodigy, adesso un po' meno fan. Paolo Zanetti!